se veut, qu'on s'aigue d'ailleurs. Qu'on s'aigue d'un bébé, qu'on s'aigue d'un mangiare. Frittura de pignon, gianco de portofin. Cervelle de bébé, tu mesi mobin. Lasagne da fidia, hai quattro tucchi. Pacciugo negro dulce, de lebre de cupi. E andare. Pincia barca dubinghe, navighiamo si scoggi, emigranti durie, cui cianti oggi. Finché un mattin cresciata, poi l'ure coggi, frede gane, fani ed effigie. Bacanda corda, marsa de guai de sa, chiane li chiane porta, antena cresa de ma. E andare. Neri Marco Re per la prima volta a San Giorgio Canavese, coinvolto in un progetto molto particolare che è il Festival della Reciprocità. Confermo, è la prima volta qui, primo Festival della Reciprocità, e quindi primo. Ma la Reciprocità, prima mondiale, qui, da qui con antenne che partono in tutte le direzioni. Ma sulla Genesi chiederete poi qui al sindaco, io portato diciamo questo spettacolo fatto di canzoni nelle quali ho infilato un monologo di Gaber che si chiama Sogno in due tempi e che è una delle tante sfaccettature del concetto di reciprocità, che è molto ampio, no? E che quindi presuppone tra le varie anche l'esercizio mentale filosofico sempre utile da fare, di mettersi quando si diventa prossimi di qualcun altro, di mettersi nei panni dell'altro e vedere se cambiando prospettiva l'opinione che si ha o le convinzioni che si hanno restano le stesse, insomma. Quindi è stato uno dei tanti passaggi diciamo di questo concerto e mi pare che il pubblico abbia gradito. Confermi? Confermo. Okay. Che prima o poi basta così, ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dicono è più facile, li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose ma non mi spiego mai il perché io non riesco a metter via. Come vede questa applicazione in ambito territoriale? O meglio, i tre sindaci hanno avuto una buona idea?
Ma tutto quello che è unire le forze, sostenersi gli uni con gli altri, per me è sempre una cosa benedetta, insomma, l'isolamento che mi fa paura è il fatto di pensare di poter riuscire da soli a fare tutto, invece serve solo a scoprire i propri limiti, quindi aiutarsi gli uni con gli altri è una regola generale nella storia, sempre per sempre. Questo periodo qua lo si vede in modo particolare, l'abbiamo visto con la pandemia, lo vediamo in questi momenti in cui l'economia risente purtroppo degli effetti di questa follia che è la guerra, e quindi a maggior ragione, insomma, l'unione fa la forza, quindi sì. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Nell'altro è il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Credo che sia riuscito a vedere poco del Canavese, ma com'è stato l'impatto per quel poco che ha visto e che ha conosciuto? Ma no, io vabbè, ho compiuto da poco 18 anni, ma insomma sono riuscito a viaggiare parecchio nella mia vita professionale, quindi no, non è la prima volta che vengo qui e mi piacciono molto queste zone, vabbè, insomma, poi in effetti l'Italia è tutta molto bella, e ogni angolo ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, e qui da quel che ho visto, insomma, ci sono quei valori che vengono da lontano, le nostre radici, il territorio, le ricchezze che sono servite, diciamo, a crescere anche dal punto di vista economico, ma senza dimenticarci chi siamo. E mi pare che, insomma, si possa unire anche il concetto del lavoro, del sacrificio, della fatica con quello del divertimento, di apprezzare i piaceri della vita, che poi, insomma, ce n'ha tanti, e quindi meglio concentrarsi su quelli, tanto più che in questo territorio mi pare che la terra ne offra tanti piaceri, no? A partire da, insomma, dall'enologia o da tutto quel, dai piatti speciali che si mangiano da queste parti, insomma, e poi qua abbiamo un rappresentante dell'ironia fatta che è molto apprezzata, insomma, l'ironia è sempre sinonimo di intelligenza. Due ragazzi del popolo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia. Giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma tra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Ti segue su quello stradone, vai Girardengo, non si vede più sante, è dietro a quella curva, è sempre più distante. Sindaco Zanusso, contento? Sì, sono molto soddisfatto, perché abbiamo fatto in modo che questo parco del castello, con il festival, trovasse una nuova collocazione territoriale. Penso che sia una messa a disposizione di un luogo per tutto il Canavese, dove si possa fare arte e cultura. La nostra ambizione era di avere un uomo poliedrico come Marco Re qui, perché secondo me è sempre stato un esempio della capacità di unire i puntini, no? Io ho sempre stato affascinato dagli uomini che siano capaci a essere trasversali, sia artisticamente ma non solo. E qui facciamo un esercizio di tre amministrazioni che devono avere un valore alto nel lavorare insieme per non essere più campanilistici, per iniziare ad entrare in una logica in cui dovremmo diventare orgogliosi, fortemente orgogliosi di essere canavesani, quindi di un territorio più ampio, ma allo stesso modo di essere capaci a unire con la reciprocità
i territori più ampi, quindi avere più ambizione a essere più nazionali, a essere più internazionali, perché così riusciremo con autenticità a portare quello che è il valore delle nostre comunità, che in modo autentico fanno cose straordinarie, in contatto con altri territori, e probabilmente insieme riusciremo a essere gli uni di aiuto agli altri, e non ce ne stiamo neanche forse accorgendo. Sarebbe un grande aiuto che daremmo ai nostri giovani. Voi sapete che questo festival lo facciamo soprattutto per valorizzare i talenti, e per noi i talenti sono i giovani che si vogliono mettere in gioco, ai quali noi vogliamo anche caricare responsabilità, ma siamo certi che trascineranno questa terra in una evoluzione che ci manca da troppi anni. Noi e voi ne parliamo sempre, no? Poi con un po' di retorica, vorremmo essere, passano 5 anni, vorremmo diventare, passano 10 anni. Probabilmente i ragazzi ci insegneranno che, ecco, lo faranno senza più parlarne, e saremo ben lieti di tornare qui da spettatori. Però bisogna essere molto concreti. Se passano uomini così, se intrecciamo il pensiero che loro portano in giro con le nostre comunità, allora riusciamo a crescere. Quello che vogliamo fare è questo. Stasera è stato un tassello, se vogliamo piccolo, ma straordinario, per cui io mi porto a casa un grande valore nel discorsi, nello spettacolo e in quello che ci sarà, perché credo, come dicevi tu, che è la prima volta a San Giorgio, ma non è l'unica e non sarà l'ultima, auspico. Per te che di mattina torni a casa tua, perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Per te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire ed io morir non so. Anche per te darei qualcosa. Difatti l'ultima domanda era questa, rivedremo Neri Marco Re qui? Beh, non credo l'anno prossimo, nel senso vengo in vacanza molto volentieri. Come spettacolo è vero che abbiamo un ventaglio di possibilità, ma io vengo, ovviamente se vengo invitato vengo sempre molto volentieri, vediamo insomma, certo. Io auspico che ci sia una presenza di Marco Re in tempi rapidi, chiaramente in vesti completamente diverse, come lui è capace, però penso che ci siano le basi, ma vedremo, come dire, tutte le cose hanno bisogno di un tempo per maturare.